incominciamo. Parto con una questione fisica. Ok, allora, tu sei DOP e tanto operatore. Ok, arriverà il momento che si possono dividere queste due cose? Io piuttosto faccio l'operatore di macchine e non faccio la fotografia, ammesso che faccia la fotografia. Io penso che siano due mestieri inscindibili, come di fatto è in tutti i paesi del mondo evoluti, meno che il nostro troglodita paese, dove c'è qualche sindacato folle e fuori dal tempo che ti dice che non puoi stare in macchina, follia. Io penso che conti molto di più l'inquadratura della luce, penso che fare un'inquadratura sia una questione fotografica, penso che la luce è determinata dall'inquadratura e penso che non si possa prescindere dal frame. Per fare la luce e per apprezzare la luce, tutto il resto sono chiacchiere. Perché nel mondo dell'arte ci sono gli artisti che hanno la creatività, la pensano e poi delegano la tecnica. Io non sono artista prima di tutto, sono uno che cerca di fare delle cose adatte al racconto, adatte a quello che il regista mi chiede, e non c'è niente che mi piaccia o niente che non mi piaccia, cerco di fare quello che spero di aver capito sia adatto al film. Tutto lì. Per capire cosa è adatto al film occorrono, secondo me, delle conoscenze che non sono minimamente tecniche, che non hanno niente a che vedere con la tecnica, con le ottiche, con le luci o chissà che cosa, ma semplicemente delle conoscenze che sono legate alla tua cultura generale, senza presunzione, nel senso della tua curiosità più che cultura, nel senso che è molto più importante leggere, ascoltare musica, viaggiare, conoscere, invece che stare a studiare stupidi manualetti di cinematografia antichi come il Cucco, o studiare insensatamente cose tecniche assolutamente inutili e superate il mese dopo soprattutto. Questo è un problema di oggi, che tecniche... Non è un problema di oggi, è un problema di sempre, nel senso che se io mi informavo, quando ho cominciato nell'83, e quando ho cominciato, se mi fossi basato su quello che c'era scritto sui libri o su quello che qualcuno mi avrebbe preteso di insegnarmi, probabilmente avrei fatto delle cose completamente fuori dal tempo, vecchie, ancora prima di essere nate, a 23 anni. È proprio nella non conoscenza e nella curiosità per altro, che per quanto mi riguarda era anche una curiosità politica, che credo qualcosa sia uscito fuori, credo. Poi è tutto da vedere, comunque. Quindi molto meglio, come dire, buttarsi nella mischia senza preparazione? Assolutamente sì, no, molto meglio, è l'unico modo. Perché se tu per 5 anni fai il controllo monitor, per 10 anni carichi gli chassis, per 10 anni fai i fuochi, per 10 anni fai l'operatore, intorno ai 50 fai qualcosa e sei vecchio. È la trafila di AIC, fondamentalmente. Ma io non so cos'è l'AIC. No. Okay. Non so, io l'AIC una volta ho dovuto chiedere se mi potevo iscrivere, e mi hanno detto, ma tu ero giovane, il produttore mi ha detto, tipo, ti sei iscritto all'AIC? Dico, no, mi iscrivo. E ho chiesto, mi posso iscrivere? Hanno detto, hai fatto 3 film usciti al cinema? No, mi dispiace, non ti puoi iscrivere. Ho detto, va bene, pazienza, non mi iscriverò. E adesso si stanno un po' aprendo. Non me ne frega un cazzo. Poi io non voglio parlare di... Io veramente non mi interessa parlare di... Non voglio sembrare spocchioso, ma non mi interessa niente di tutto ciò, di parlare di lenti, ottiche, no, grazie. No, per fortuna non ti voglio chiedere niente. Non penso che lo stesso problema di quel sindacato che impone che io non stia in macchina è la stessa cosa. Insomma, io sono molto convinto che ci debbano essere delle regole sindacali fortissime. Sono assolutamente contrario all'idea che un giovane possa lavorare gratis, cosa terribile che sta succedendo in questo periodo, nel senso che quasi tutti i giovani che mi scrivono dicono io verrei lavorare gratis, e per me il lavoro gratis non esiste, è schiavitù. O io sono in grado di farti assumere e farti rispettare sindacalmente, e non sindacalmente in termini di sindacato vetusto, ma sindacalmente in termini di dignità del lavoro, o se no tutto ciò non ha senso. E quindi che cosa mi deve rappresentare la categoria
del lavoro dei direttori gratis. del lavoro, no, la categoria dei direttori di fotografia o il sindacato che invece di pensare all'aumento delle paghe pensa solamente all'aumento del numero di troupe anche nei film piccoli, no? Che follia è? Io cosa me ne faccio di quattro elettricisti se non ho il gruppo elettrogeno? Perché il sindacato mi chiede di avere quattro elettricisti? Io non ho il gruppo elettrogeno, non lo voglio a volte. Perché devo avere quattro elettricisti? Ne voglio due ben pagati, no quattro mal pagati. Questo dovrebbero occuparsi, no cazzate. Guarda, io arrivo da una... ti confido questa roba che non avevo in realtà mai confidato, nel senso che ho girato questo lungometraggio che ti dicevo prima, no? Da operatore e praticamente da DOP, però con tutta la vergogna del non essere, cioè del non averci mai studiato bene e del non aver fatto una scuola, cioè con, capito? Quindi mi ritrovavo a fare quelle cose con la timidezza e la vergogna del pensare di non saperle fare. Beh, pensa che io ce l'ho ancora adesso. Io sempre penso di non saperlo fare, che problema c'è? Bene, e quella è la cosa che ti tiene sveglio, che ti tiene attento, no? La sensazione di non saperlo fare è la sensazione fondamentale per questo lavoro. Però non è una cosa che vedo in giro, nel senso che vedo tanta tecnica. Questo non mi riguarda. Il problema è io non mi ricordo quasi niente, per fortuna, quindi tutte quelle cose che conosco le dimentico e quindi ogni volta riparto da zero. E questo è molto buono per quanto mi riguarda. Io non voglio imparare a fare questo lavoro, io voglio semplicemente fare quello che è adeguato al film che sto facendo in quel momento e dimenticarlo immediatamente. Quindi la conoscenza è totalmente inutile nel nostro campo. Quindi la conoscenza, diciamo, tecnica. Per appoggiarsi poi su quegli schemi e riprodurre determinate certo, cose. Certo, perché poi dopo impari a fare una cosa e continui a rifarla uguale, no? I manieristi erano così. Ma sì, poi insomma, dopodiché uno deve stare attento perché ci sono delle cose interessanti, le novità interessanti, le luci, le macchine. Certo, tutto sta cambiando, io non ti sto dicendo che uso il proiettore del 1970. Evidentemente, per fortuna, esistono cose più leggere, più economiche, più versatili e quelle uso, però insomma, veramente, da qui a farne una ossessione o un dogma, assolutamente no. Il tuo modo di fare, di mettere poche luci, dà un po' fastidio, nel senso che un po' come gli impressionisti che davano fastidio perché non c'erano storie all'interno dei loro dipinti, ugualmente c'è una corrente, no, di fotografi cinematografici. Io non è che non metto luci perché non voglio metterle, io ne metto poche, spero di metterle quando è necessario perché penso che la cosa fondamentale sia lasciare tempo ai registi e agli attori. Noi non siamo i protagonisti del set, io non ho diritto di far perdere tempo a nessuno perché quello che conta sono gli attori e quindi voglio lasciare agli attori la possibilità di recitare, voglio lasciare ai registi la possibilità di fare più inquadrature possibili e francamente ti posso dire della qualità del mio lavoro, penso che meno ci lavoro e meglio viene e penso che poi molto lo posso fare in post-produzione. Che diritto ho io di dire fermi, devo mettere una bandiera? No, cioè, nessun diritto, la metto dopo la bandiera in post-produzione, viene meglio. Guarda, mi piace molto questo modo di pensare perché toglie un po' di importanza alla figura degli OP. Oggi c'è perlomeno il lato infatti, mio. Posso dirti, ecco, proprio esattamente questa è la questione. La figura del direttore della fotografia è una figura sovrastimata. Io per esempio quasi sempre mi trovo a pensare che in fondo la fotografia la fanno gli scenografi, perché quando mi danno una bajour, una luce di scena, ecco, in quella collaborazione io sento che c'è qualcosa del loro e del mio lavoro, no? Nel decidere che tipo di luci usare di scena, che tipo di abajur, come utilizzare la luce naturale delle finestre e la luce artificiale dello scenografo. Ecco, questo le tende da usare, è molto più interessante quello che parlare di luci, cose, proiettori. Io ho visto il documentario backstage su The Young Pop dove dicevi che la fotografia era da spartire con la scenografa 50-50. Ma è proprio così. Io ricevo regali continui inaspettati dagli scenografi, sono loro che fanno la fotografia, io mi limito a gestirla. Io faccio l'operatore di macchine, ma mettiamola così.
però anche con la responsabilità di gestire una troupe. Sì, quello sì, certo, però poi sai, la troupe, gestisci la troupe con cui sei affiatato, con cui lavori da spesso, da sempre, in alcuni casi, quindi insomma è abbastanza semplice, dai. Rimane il fatto che tutte le volte penso di non saper fare niente, ma questo è il bello. Questa è la cosa che mi tiene vivo, nel senso che se io andassi sul set con la spocchia e la presunzione di sapere quello che farò, probabilmente farei qualcosa di inadatto al film o probabilmente farei qualcosa che non appartiene al regista e io di questo proprio non ne voglio Però hai sapere. vinto un sacco, cioè ci sono tanti premi che ti Sì. dicono che tu le cose le sai fare bene. Perché Questo secondo te sono i premi che ti fanno capire che le sai non. fare? Oh, Per però. favore. Ma dai, è ridicolo, è ridicolo. No, i premi proprio non contano niente. No, cioè, mi fa piacere, grazie, però non è che questo mi fa pensare che so fare qualcosa, no, per niente. E invece sulla relazione con il regista, dato che io ho guardato tante delle tue interviste che ci sono online, Troppe. questa qui si aggiungerà Ha capito. alle tante, però era bello quando dicevi che il primo colloquio con il regista, andare a casa sua e vedere che cosa ha appeso al muro, che ti dà molte più informazioni che non. Sì, ma probabilmente ti dà un terreno comune di pensiero che tu hai, come dire, che riesce a comprendere perché hai fatto qualcosa nella tua vita leggendo dei libri, ascoltando musica e viaggiando e facendo politica, quello ti fa capire che film vuole fare il regista. No, se tu hai studiato tutti i manuali di fotografia o tutti i manualetti tecnici delle serie delle ottiche nuove, francamente quello non è un terreno comune di niente, perlomeno per me non è mai stato. Ho capito. E quindi penso che sia più interessante occuparsi di altro che di tecniche. Andare al cinema certamente è importante e interessante. A Milano ci sono tanti piccoli cinema che Ah, portano avanti meravigliosi. delle belle realtà, tipo il Il Cinemino, Cinemino, Wanted Clan, il Beltrade, Beltrade. certo, sì, ma ce ne sono ancora altri, ancora meno famosi, però ce ne sono tantissimi. I ragazzi del Cinema America a Roma. Il problema del cinema è che se sparisce la visione collettiva, sparirà il cinema, nel senso che o i film li vediamo insieme e li capiamo insieme, o se no non ne usciamo da questa ridicola situazione in cui ci stiamo precipitando tutti nella solitudine casalinga. Se così è, non avrebbe più senso farlo. Come si può fare? C'è una Eh questione sì, proprio io. culturale quella di andare al Sì, no, cinema. fiducia, francamente penso che passerà questo momento di solitudine telefonistica, computeristica e televisiva. Bisogna pensare a delle sale cinematografiche diverse, nel senso che l'esempio del Cinemino è esattamente quello, nel senso una sala cinematografica dove tu vai, dove è un posto piacevole, dove c'è un bar, dove c'è un posto dove puoi parlare di quello che hai visto, non una sala cinematografica maleodorante in cui paghi un biglietto e entri ed esci e sei in mezzo alla strada. Capito? Allora o diventa un posto in cui c'è uno scambio di parole, opinioni, impressioni, o se no il cinema certo così non avrà più senso. È proprio una questione culturale. Molte cose in questo paese sono Certo. questione culturale, come dimostra quella specie di sottosviluppato di vice primo ministro. Quindi cioè, il lavoro del direttore della fotografia da qui a 10 anni, secondo te subirà delle varianti? Ma me lo auguro, nel senso che le ha sempre subite, adesso c'è stata un'accelerazione col digitale, finalmente abbiamo abbandonato quello strumento preistorico che era la pellicola, nonostante alcuni rimpiangano. I romantici. Ma sì, ma sai, era un po' romantico e un po' è anche molto di casta, no? Nel senso che comunque lì effettivamente forse qualche conoscenza in più dovevi averla e quindi difendi una casta privilegiata di gente che sa maneggiare la pellicola e quindi tenendo fermo il punto sulla pellicola, in qualche modo chiudi le possibilità di apertura ai giovani, anche alle nuove idee, all'innovazione, no? E diventa tutto un po' così, un po' alchimistico segreto. E quindi intanto c'è stata questa meravigliosa
democratizzazione del mezzo, che aprirebbe a nuove possibilità espressive se qualcuno avesse il coraggio di intraprenderle, no? Nel senso che se i giovani si mettono a copiare quello che facevano i vecchi, col digitale non solo fanno un lavoro pessimo perché è un'altra cosa, ma soprattutto evitano di inventarsi qualcosa di nuovo e forse di più rischioso, ma forse anche di più interessante, no? Allora, se continuiamo a tramandare conoscenze inutili, non se ne esce, si rifanno sempre le stesse cose, peggio perché effettivamente le luci della pellicola sul digitale non funzionano più. Allora, o si inventa un'estetica nuova, tutti quanti e soprattutto voi. O se no, sì, si va avanti così, va bene, però insomma, non è che si inventa niente di nuovo. C'è qualche film che ti sarebbe piaciuto girare? Beh, tutti i film che mi piacciono, nel senso che sono tanti. Io trovo anche che c'è un ottimo momento di grande vitalità del cinema italiano e in generale del cinema indipendente soprattutto, nel senso che vedo un sacco di bellissimi film in giro per l'Italia e per il mondo che sono belli proprio perché sono fatti in maniera diversa, cioè senza queste grandi troupe mastodontiche, senza grandi mezzi, con dei mezzi molto semplici e quasi artigianali, e anche rispetto alla tecnica, no? Adesso c'è per esempio un film di Agostino Ferrente girato col cellulare, quindi vuol dire perché no? Cioè, c'è un sacco di cose da inventare, no? Tutto quello che questo continuo rimpianto del passato è insopportabile, è un rimpianto del passato fascista e conservatore, reazionario e ridicolo, no? Non era meglio il cinema di prima, per niente. È molto più interessante quello di adesso, basta avere il coraggio di affrontarlo adeguatamente, con un rinnovamento anche dei mezzi e delle possibilità, no? Non ci sono più le sale, non ci sono più i grandi incassi, bene, si faccia un cinema diverso che costa meno, girato con meno persone, con meno mezzi, con meno luci, perché adesso è possibile e con delle idee nuove. Mi sembra che stia succedendo, Si può fare, cioè ecco. io sono Ma una non si può fare, si piccola. fa, e mi sembra che sta succedendo. Quindi, perché io ho tanti amici che si lamentano dei pochi budget e del, cioè. Il poco budget a volte è un privilegio. Ti darebbe, sai, più il budget è grosso, meno tempo hai per girare. La cosa fondamentale è il tempo. Meno tempo ho e peggio verrà. Ho mezzi, ma non ho tempo. Invece io non voglio mezzi, voglio più tempo. E questo è un segreto interessante, no? Allora un piccolo budget ti regala il tempo. Un grande budget te lo toglie e ti dà delle cose che probabilmente non sai e non vuoi magari utilizzare. Per quello torno su questa questione che mi fa impazzire, no? Del sindacato che dice devono esserci quattro elettricisti, ma perché? Se io non ho le luci, non le voglio mettere, non le metterò, io me ne bastano due, mi avanzano, pagateli bene quei due. Che follia è? Tu non puoi stare in macchina, ma perché? Che cosa sto a fare? Cioè è ridicolo, veramente, ma poi è solo in Italia, è una cosa grottesca, veramente fuori dal tempo, ma insomma è roba di vecchiume che cerca di resistere, ma è abbastanza condannato di per sé. Ma a me piaceva molto quando, non so, raccontavi di soluzioni accidentali che hai trovato e che Sì. credevi fossero, capito, dei ripari giusto per tappare dei buchi e poi ti ritrovavi a dire, mizzica, Sempre, era sempre così, perfetto. sempre così. L'incidente e l'imprevisto è sempre la cosa migliore, è sempre la fonte di ispirazione e di sorpresa, no? Invece quando ripeti cose che sai, stai ripetendo cose che sai. No, però contemporaneamente questo vuol dire che quello che tu pensi vada bene, poi in realtà non. Ma io non penso che ci sia qualcosa che vada bene, io faccio quello che mi suggerisce l'istinto e spero che vada bene. Spero che vada bene. Poi dopodiché penso anche che anche la mania di perfezionismo sia estremamente pericolosa e dannosa, questa idea di fare tutto perfettamente. Ogni volta che cerco di fare qualcosa meglio succede una catastrofe, devi un po' accontentarti. Ma noi non siamo il centro della questione, cioè chi fa la fotografia è uno dei tanti collaboratori del regista, nemmeno tanto importante, lo sono molto di più appunto gli attori. E gli sceneggiatori. Però, tra l'altro, sugli attori hai Noi questo sai cosa senso di. abbiamo? Abbiamo questa tragica possibilità di far perdere tempo. Ecco cos'è il rischio. Un bravo direttore di fotografia è uno che non fa perdere tempo.
perché tu hai questo potere, cioè tu fai la fotografia e potresti dire non sono pronto, ma come non sei pronto? Ma chi te l'ha detto che non sei pronto? Come ti permetti di non essere pronto? E soprattutto ti accorgerai che se ti lasci andare, la fotografia verrà meglio. Io lo dico banalmente, adesso faccio un esempio stupidissimo, se accendo tre luci e me se ne fulmina una, ecco, è meglio. Mi accorgo che è meglio. E poi altrettanto su due, forse una era meglio e forse nessuna era meglio. E allora cerchiamo di capire che inquadratura fare, che ottica usare, come muovere la macchina, questo è molto più interessante, invece di fare equilibrismi molto spesso anche senza conseguenza nel montaggio, perché poi se tu metti una luce devi anche essere in grado di gestirla per tutte le inquadrature successive, ma tu cosa ne sai di quale inquadrature successive vorrà fare il regista o richiederà la scena che stai girando, e quella luce che tu hai messo magari ti scoccerà, magari ti creerà un problema, ce n'è già abbastanza, ci sono finestre, lampadine, sono sufficienti, io giro a 2000 ASA, basta, ma avanza. E come, cosa faccio di questa abat-jour? Come la gestisco? Dove la metto? Che lampadina ci metto? Come la copro? Come la filtro? Come la dimmero? Come la uso? Questo è molto più interessante che pensare a cose gigantesche che probabilmente mi intralceranno me, gli attori e il regista. In un'intervista parlavi degli attori, che hai una certa pietà di loro per... Ma hai letto tutto, no? Tutte le cazzate che dico, sì certo che ho pietà, no, ma non è che ho pietà, nel senso che penso che, come ti dicevo prima, sono un elemento fragile che va protetto, perché poi sono loro che ci mettono la faccia, non tu, e quindi bisogna lasciare agli attori il tempo necessario per fare e rifare, non a spostare luci e bandieruzze. C'è qualche invenzione che ti farebbe comodo, che non è stata ancora, che non esiste? Francamente no, perché ormai c'è tutto, ci sono delle luci, quando dicevo una volta, dicevo come sarebbe bello avere un foglio luminoso, ecco ce l'ho, le luci a LED sono dei fogli luminosi, l'ho trovato, quindi adesso c'è tutto. Hai sensori che ti portano a casa tutto? Ma tutto, per 2000 ASA, io quando guardo nello schermo della macchina vedo più luminoso che il mio occhio, quindi che cosa mi può servire ancora? Cioè, impressionare impressiono, dopodiché cerchiamo di fare delle belle immagini, che non vuol dire solamente la luce, cerchiamo di capire come raccontare. Tu segui anche la parte di correzione colore? Ovviamente, anzi, forse faccio lì il mio lavoro, visto che sul set faccio poco e niente, se non fare l'operatore di macchina. Sì, certo, che problema c'è? Tutto quello che non posso e non voglio fare sul set lo faccio dopo, ho bisogno di mettere in ombra un muro, lo faccio dopo. Devo togliere colore, devo aggiungere colore, devo scaldare, freddare, contrastare, decolorare... Tutto. E quello è il lavoro. Sul set porti a casa la materia prima? Esattamente, più o meno. Diciamo, cerchiamo di portare un'inquadratura decente, e dopodiché, che è fatta di luce, è fatta di posizione di macchina, è fatta di scelte di ottica, di profondità di campo. Questa è la questione. Poi, dopodiché, se c'è da mettere in ombra o in contrasto, ci penserò dopo. Cerchiamo di mettere delle luci che non dichiarino la propria finzione. Ecco, io come spettatore sono molto irritato se vedo un film e sento, non io come direttore della fotografia, ma io come spettatore, e non perché ne so qualcosa, che c'è una luce lì, proprio fuori campo, e lo sento tante volte, e mi dà molto fastidio, perché mi distrae, perché mi rende finto quello che sto vedendo. Quindi si punta a un certo realismo? Quella è una... Ma realismo sembra una parola strana, perché sembra che realismo è quello che trovi. No, io realismo sì, ma all'interno del realismo c'è un sacco di possibilità di intervento, no? Cioè, qui c'è una stanza, ci sono sei finestre, quante ne chiudo e quante ne apro, quante ne chiudo le tende e quante ne chiudo gli scuri. Uh-huh. È realismo sì, ma è un intervento fotografico, sì, certo, sì. Dopodiché la luce di quella finestra è una luce molto più credibile della luce che posso mettere io, perché è una luce molto più morbida, molto più realistica, molto più efficace, soprattutto adesso col digitale, è sufficiente soprattutto alla sensibilità del digitale, quindi
devo semplicemente fare delle scelte che rispettino la realtà, ma che orientano la realtà, certamente. Sì, sì, Che sì. Tipo di indicazione ricevi dal regista? Ma a volte tante, a volte nessuna, non per questo è un regista meno regista. Se un regista mi dice voglio una luce così o non me lo dice, se mi dice voglio il 18 invece che il 21, se me lo dice o non me lo dice, non per questo è meno regista. Non... No, no, cioè, giusto per quello che serve ma a te. Ma ogni volta è diverso, non è che è un rapporto che cambia continuamente, no? È un rapporto generalmente di fiducia che a volte si esprime in termini più tecnici, a volte meno, ma non per questo è meno regista, un regista che non mi parla di lenti o di luci. No, però magari ti dà delle indicazioni a livello di... è sempre diverso. È sempre diverso. Beh, giustamente. No? A volte non mi dice niente, non è per questo non mi... non mi sento per niente preoccupato. No, cioè è il film che porta il regista, no? Non è che deve dare indicazioni precise su tutto. Se le dà benissimo, ne risparmio un sacco di tempo. Il tempo è la questione fondamentale, non c'è altro. Allora, Corticelli ha chiuso l'intervista dicendo la fotografia è questo: tempo, luce, soldi, tre paradigmi da mettere insieme. Sì, penso di sì, cioè, non saprei bene dire su soldi in che senso, ma forse anche su luce abbastanza, su tempo sì, tempo assolutamente sì. Ok, cioè sì. Se devi mettere molta più luce servono più soldi e di conseguenza più tempo. Sì, in quel senso lì sì. Diciamo che io parto dal presupposto che ne metto il minimo indispensabile e quindi cerco di essere veloce. Proprio il minimo è indispensabile. Il minimo indispensabile. E a volte la tolgo, perché viviamo in ambienti sovrilluminati generalmente, nel senso che tutte le luci artificiali che sono accese in questi anni sono eccessive, troppe, inutili e anche molto spesso sbagliate, quindi mi trovo a toglierne, ne tolgo il 50%, sta migliorando, ne tolgo l'80% è ancora meglio e quindi il tempo lo passo a togliere, non a aggiungere. Quindi è un caso forse diverso, non so, poi io non, ti ripeto, io non vado sui set di nessuno, non mi interessa discutere con nessuno perché non voglio essere influenzato da niente. E poi penso che nella vita si deve fare altro che parlare di questo lavoro. Certo. Il meno possibile, compreso in questa intervista, che fra poco avrà termine. No, mi fa piacere, se può essere utile a qualcuno, bene, però insomma, vabbè. Penso che già ci siamo detti più o meno tutto. Sì, ma me ne vado chiedendoti solo se hai ancora un sogno nel cassetto che... Sì, certo. Tipo? Di fare bei film. È banale la risposta, ma sì, certo. Il sogno del cassetto è fare dei film che aiutino a capire la realtà e che aiutino a svelare tutte le contraddizioni nascoste. Noi viviamo in un paese estremamente pericoloso in questo momento, in un paese in cui i conflitti di classe sono nascosti, c'è una grande confusione in giro e penso che uno dei doveri del cinema sia svelare questi rapporti così contraddittori, così nascosti e così accuratamente occultati dalla propaganda fascista che stiamo vivendo in questo momento. Quindi un film che mi parla delle contraddizioni, dello sfruttamento, penso che sia un lavoro politico, sì, mi piacerebbe pensare che sia un lavoro politico, quindi questo sì, mi piacerebbe questo sì, fare dei film che raccontano questo, non dei film belli, sono belli perché raccontano una realtà difficile e aiutano a capire, poi che siano belli fotograficamente personalmente non me ne frega molto. Sì. Luca, io ti ringrazio. No, grazie a te. Mi ha fatto molto piacere. Grazie. Per davvero, è un bel tornare con i piedi per terra. Non comprare troppi materiali che poi dopo, fra 2 anni, li devi buttare via. Guarda, lascia perdere. Tutti quei cappellini con i marchi.